antartico. Sono negato l'antartico. No, per rispondere a lei dicendo che in realtà la cosa fondamentale di questo libro, l'unico vero, se c'è un messaggio in questo libro è proprio questo, è un invito alla relazione. Abbiamo il sapere di Socrate non è un sapere, spero che si sia un po' capito dalle poche cose che ho detto, ma è una capacità di stare sempre immersi nella relazione con gli altri. Lui si definisce come un, in greco, dialegomenos, l'uomo che si dialoga, l'uomo che sta sempre nella relazione. Il suo sapere, la sua capacità è quella di ricondurre ogni cosa che accade, ogni esperienza, ogni parola che viene pronunciata in un elemento, in un mattoncino per costruire il dialogo. E lui, chiunque incontri, a prescindere dall'argomento di cui si discute, Socrate non fa altro che girare per Atene e chiacchierare dei temi più diversi con i suoi concittadini, come se abitasse qua a Fano e passasse dalla piazza alla spiaggia. Apparentemente un perdigiorno, un buon a nulla, ma qualunque argomento sia al centro di queste discussioni, in realtà ben presto si capisce che è solo un pretesto per allacciare una relazione che sia il più possibile coinvolgente. Il dialogo non è una chiacchierata, un intreccio di parole, di idee, di opinioni diverse, è una cosa molto più impegnativa, e il sapere di Socrate è appunto di spiegare, mettere fuori questo tipo di relazione, che può essere, badate bene, estremamente pericolosa e rischiosa, perché lui dall'interlocutore chiede tantissimo, non gli chiede solo cosa ne pensa della democrazia, del coraggio, della bellezza, gli chiede in realtà di dare conto della sua stessa vita, di mettere fuori, mettere in gioco tutte le proprie certezze, le proprie idee, anche quelle più radicate. Ragion per cui la gran parte dei suoi interlocutori, quando capiscono che la relazione con Socrate è così impegnativa e addirittura pericolosa, se la danno a gambe. I suoi dialoghi falliscono sempre, perché alla fine le persone hanno paura. Protagora, uno degli uomini più ricchi e più potenti, più popolari, quando capisce che il lungo dialogo che intrattiene con Socrate dopo l'episodio di Ippocrate è un rischio, perché in realtà Socrate sta dimostrando che tutte le certezze che lui ha e che vende ai greci in realtà sono false certezze, e si rende conto che è in gioco la sua stessa credibilità, la sua stessa vita, il suo patrimonio di fama e ricchezza che ha costruito, e quindi scappa arrabbiato. Quasi sempre i dialoghi finiscono con un va bene Socrate, ok, io so, però devo andare, ne parleremo un'altra volta, oppure con l'emersione di quel rossore, la vergogna, l'imbarazzo, che è un elemento fondamentale, non è solo di Ippocrate, è di tanti altri. Socrate incarna la costante immersione nella relazione, tutti interi, senza orpelli, senza certezze. Ecco perché abbiamo fatto questa strana copertina, che è un'elaborazione grafica della tomba del tuffatore di Paestum, cioè un uomo, nell'originale uno, e poi diventano tanti per una felice intuizione del grafico di Marsilio, non mia, ma perché è un gesto plurale, e sono nudi nella relazione. Nudi perché? Nudi, anche se questa è una scena di giochi amorosi, nudi perché solo togliendosi tutte le incrostazioni e le certezze si costruisce quella relazione dialogica. Questo è il dialogo incarnato da Socrate, e questo è null'altro che questo, è filosofia. Quindi filosofia è esattamente quello che dice lei, è quel passeggiare con le mani dietro la schiena, a costo però che quella chiacchierata tra i due che passeggiano sia davvero sincera e impegnativa, e non sia appunto viziata da muri interiori che bloccano la relazione.